Che ansia, oh. Stavo preparandomi per la rassegna stonca e ora la lotta al Covid, ma com'è? Ah, amici, amici. Sono cagato addosso. Stavo cercando una notizia in particolare e ora la lotta al Covid. Comunque, buona mattina. Ciao, amici. Sono assonnato. Parola live così faccio. Perché mi sto guardando Evangelion per prepararmi a questo venerdì. Che per chi non lo sapesse. No, è fatica fare la live così. Mi si ammazzano gli occhi. Per chi non lo sapesse, questo venerdì alle 19 facciamo il watch party sul nuovo film di Evangelion. Va bene? Siateci, mi raccomando, eh. Io me lo sto recuperando tutto che. Tra una roba e un'altra non l'ho mai visto. Fatto troppo così e mi sono sfasciato. Avete capito? Eh? Avete capito? Bravi. Sembra mixato bene nel pezzo. Molto bene. Ottimo. Stavo cercando, perché stamattina nello smartphone c'era. Come si chiama? Le notizie che mi arrivano in feed. I ristoratori non possono chiedere il documento d'identità quando chiedono anche il Green Pass. Però dopo l'ho swipeato e non l'ho letta e stavo cercando di ritrovarla perché che cazzo, perché non possono, scusate. Scusate, ma i baristi quando gli arriva un minorenne a chiedere mi dia una grappa e questo a 12 anni. Come funge? Cioè, li possono per il Green Pass no? Che poi non è che non possono, non hanno voce. Ah, ecco, allora è ben diverso. No, però io quello che. Cioè, la notizia che mi è uscita fuori. Ha scritto non possono chiedere documenti, come se fosse. Per la privacy o ste puttanate qua. Come? Ciao Francesco. Ma non possono, scusate, ma che vuol dire? Se sei evidentemente un maggiorenne, forse non. Ma non ha senso evidentemente un maggiorenne. Cioè, non c'è nessuna violazione della privacy. L'ha detto il ministro dell'interno, la Lamorgese, esatto. La Lamorgese, non so come. Che cazzo è. Dovete chiedere documenti delle ragazze che sembravano. Delle ragazze che sembravano minorenne. È normale, cioè, e sembri minorenne, ti devo chiedere i documenti per vedere se ti posso vendere degli alcolici. Già solo. Credo che devi dargli il documento, non possono chiederlo loro come fanno i carabinieri o la polizia. Ah, non lo sapevo. È comunque una puttanata, eh? Perché scusa, allora che cazzo. Cioè, se, ci deve essere sempre un carabiniere dentro il negozio? Grazie per la resub comunque, intanto. Ma anche non fossimo in stato di emergenza, Lizard, io la trovo una puttanata che. Se uno ha. Palese, cioè, ha. 16 anni, io non gli posso chiedere il documento, gli devo chiedere un poliziotto o qualcosa. Ma che, perché? Che senso ha? Scusami. Te lo chiedo io, poi chiamo la polizia e ti faccio arrestare, ti ho un pugno. Poi posso capire che per un esercente è difficile fare una cosa del genere, perché non è che è il suo lavoro. Però già che ti devi chiedere il Green Pass. Cioè, Green Pass e carta d'identità è giusto per vedere la validità, perché non è. Vabbè, comunque. Scusate, adesso mi calmo. Adesso mi calmo perché questa mattina. Non avete idea, ragazzi. Se non c'eravate ieri sera nel
nei primi 5 minuti di live. Allora non sapete a cosa stiamo andando incontro questa mattina, eh? Ma sul Green Pass c'è la data di nascita? Ma se il Green Pass uno fa vedere quello di un'altra persona. Un barista non può obbligare a fargli vedere un documento, non è un poliziotto. Nel caso di minorenni che chiedono alcolici, è solo nell'interesse del cliente che se vuole bere mostra il documento. Non è che il barista lo obbliga. Non lo so, appunto, è una cazzata. Perché il cliente. Sono minorenne, mi dai una grappa? Questo è il mio documento per farti vedere che sono minorenne. Non te la posso dare? Ah, porca miseria. Non ha niente senso, non ha. Divine, mamma mia, quanto è vero. Hollow, allora sarà tutta una sorpresa. Elk, non ti preoccupare, ieri sera ho fatto vedere semplicemente un pezzo di questo videogioco, il pezzo di un video di questo videogioco, per far vedere alla gente a cosa saremmo andati incontro questa mattina. Ora ve lo godete voi. In solitario per forza, perché è un gioco che figurati se. Ma Fabio, ma da quanto tempo? Cosa hai fatto i capelli? È da più di un anno che ce li ho così. Com'è possibile? Ah. Faccio partire? Dobbiamo vedere anche se lo prende il gioco. Allora, faccio partire. Vediamo un po'. Aspettate. Eccolo. Allora, ho settato già l'audio. La risoluzione è tutto. Ah, è vero che c'è una conferenza Microfrost, giusto? Prima della Gamescom. Perché la Gamescom è il 25, ok. Simone è principale della Gamescom, immagino, gli Ezer. Giusto? Ok. Non così rasato, come no? Sì, intanto li raso di nuovo, ma cioè, sempre così ce li ho i capelli, Fabio. Sembra una canzone del film dell'Asylum, ostia. Allora, tra l'altro c'è il mouse, è velocissimo, è anche fluidissimo. Allora. Siete pronti? È inesistente l'audio di questa sub, però. Si sente solo dopo tutto questo tempo, tutto il pezzo prima non esiste. Grazie, Jackson Bandit, comunque. E bentornato. Questa si sente già, più o meno. Grazie, Alexobai. Grazie per tutte le sub, belli. Io vi ricordo che le sub adesso sono calate di prezzo. Se facciamo 1300 sub entro fine mese, a settembre ci sarà una live di Tricky Tower. Grazie anche a Valerio. E saranno 1300 sub mensili, e non 1300 sub nel momento della fine del mese, quindi adesso siamo a 411 circa, più quelle che abbiamo fatto adesso, perché non è che si aggiorni in automatico il comando. Io partirei, ragazzi, questo gioco non ha la lingua italiana, ma grazie Cazzaprullo, questo è il miglior gioco per cui rinnovare? No, assolutamente, figurati. Anche grazie a Terna Arbitraria. E grazie anche a Raging Palad e a Skipper Crest. Grazie, belli. Non ha la lingua italiana. Tenete a mente questo, però. Tenete a mente che non ha la lingua italiana questo gioco. Grazie, Turbo. Va bene? Mi fate sapere se avete capito questa cosa in chat, per favore.
Voglio sapere se avete ben capito che non ha il doppiaggio e la lingua italiana in generale. Devo comprare bene. Non c'è la lingua italiana. Ok. A posto, eh? C'è qualcuno che è un po' confuso, non ha ben capito, però dai. Partiamo. Grazie anche Marfen. Me lo fate schizzettare almeno al livello 4, questo iTrain, per cortesia? Siamo qui, mi dà un po' fastidio, siamo al 76%. Press NK. Grazie, Oicek. A real creature, big Glomar. Glomar the greatest. Shut up, Freddy. An alien being. Abarium. That's his bone. His veins. Cerchiamo di seguire un po'. And your brain is addled again, eh? Glomar, they say? Ah, that's something I'd like to see. I dialoghi sono bassi, ho dovuto alzare dal mixer. Become a prospector. Che paura, chi è che urla? Belongs to Habardium. Habardium, the raw material for manufacturing positron brains, the gateway to progress. Our mining company offers employee perks, regular pay, interesting work in space. Glomar lives. Glomar lives. Relax, Fred. You're hitting the sauce too much. Habardium is an element, a mineral. Don't you get it? It's not. It doesn't live, Freddy. It's not living. Try once again to believe in chemistry for a minute. Anche Graphical Fly Fun, e beh, è quel periodo lì. Stupid swine. Don't give a shit where they get Habardium from. It's just a way of making money to you. All of you are stupid swines. All of you. Hey. Non che ce ne freghi troppo della trama in realtà, eh. Però sono curioso di vedere se esce fuori. I got bad news for you, Freddy. If Glomar exists, he doesn't give a shit about us. Chi è Glomar? I held Habardium in my hands. Habardium, the most valuable and treacherous thing in the universe. Regardless of whether it's Glomar's bones. Sembra meglio di Mass Effect comunque. Craziness passed me by. Didn't affect me. The only thing I've been unlucky with is women. Well, well, well. What a waste of alcohol. How much more do you have to drink, Arnie, before you realize that you still won't get drunk? Perché si alza il volume quando si avvicina? Chi l'ha fatto il mixaggio? Dietro c'è una donna nuda, eh? Livia, you're here. È nascosta da un altro poster, ma io l'ho vista, eh? E mi sono pure eccitato, penso. And I wanted to see you once more. Sure. To remember the old days, right? To cry on my shoulder. That's what always turned me on about you the most, babe. Your endless cheek. Arnie, I'm sorry about the way it ended between us. Really, I am. I know that I hurt you. That I said all sorts of terrible things to you, but... What awful things? That I was selfish and had no heart? Domani esce il Thermobest. Domani dovrebbe uscire il Thermobest. In teoria, sì. Glomar? Oh, there's that stupid prospector's talk again. Glomar sia una specie di dio mentre gli altri credono sia solo il posto dove prendere quel materiale. Ah, sono confusi, poverini. Stanno parlando un sacco, ma è l'inizio, ti devo dare l'infarinatura. Man won't let himself be fooled twice. But I didn't break up with Warren. Then what? He got rid of you? Not at all. Chissà se Lubardium sarà importante fino alla trama. Lubardium. Signore, mi avete rotto i coglioni, però non si può, ecco. 38 ore dopo. Artemis.
vicino alla Alpha Prime Station. Leo, guarda, sono dispiaciuto molto, eh. No, c'è uno che è morto duro, duro per terra. No, what happened here? Ci siamo persi, cos'è successo, porca miseria. Oh my shit. La sensibilità. Ah! Go to the bridge and join Olivia. No, io devo trovare. Allora, questa missione conta solo una cosa. Inclinamento, ragazzi. Ah. Porca paletta. Oh mio Dio, ma c'era bisogno di tremare così tanto. Mamma mia. Ah, c'è la fisica? Però c'era troppa luce. Porca miseria. Oh my god, no, questi tremolini mi fanno vomitare. Ah, siamo Arnold noi. Bene, bene. Mamma mia, Dabo, sì. Mi piace questa inquadratura per stoppare, per farmi sentire il dialogo. Grazie, belli stick. Se mi fate camminare, non posso camminare e ca cioè è troppo difficile. Oh shit, ops. Ah! Ho un martello. È fantastico. Cioè, più clicco veloce, più fa veloce. Bellissimo. Troppi computer. A cosa servono tutti questi computer? No, Olivia. Arnold, grazie, Hector Salamandra. Giustamente. Magari l'assenza di gravità, non lo so, essendo una navicella senza di gravità mi fa muovere il martello più velocemente. Boh. Non c'è l'attrito dell'aria, ma. Saranno gli alieni? Cosa ha detto riguardo le ostriche? Andiamo. Siamo pronti, eh? Non temiamo nessuno. Guardate, posso fare questo, posso fare. Guardate che bello. Mi ha fatto. Musica di tensione. Sta per succedere qualcosa, ragazzi. Oh shit! No, la rimettiamo. Facile, la si rimette. A posto. Ma questa però è ammortizzata. Ma.
Oh ship. Dove cazzo devo andare? Si è chiusa dietro. Ma per cazzi vie serie. Ah, shift sì. Non posso più aprire. Grazie, lupo bianco. Che faccio? Questa è. No, che devo. Connect the circuit. E come cazzo. Oh. Che circuit devo connettere? Devo connettere un circuit, please. Ah, mi sono infilato in un posto. Comunque la nostra unica missione è trovare Paolo Bellini, ragazzi. Che succede qua? Tanto un HUD molto da navicella spaziale, molto da terraforming, un meteorissimo. Porca miseria, qualcosa è precipitato. Ciao Lino, siamo dei campioni di martello. Ma ci abbiamo 20 di vita, perché? Ah, perché siamo precipitati noi! Ma c'era già una weapon, abbiamo il super martello velocissimo. Ah! La nostra personal weapon. E qua non c'è. La miseria. Ah, minchia, c'è l'ossigeno. Mica possiamo fare i ganzi. Voglio andare di là. Ma c'è anche il rumorino tipo Half-Life proprio, ragazzi. Questo quindi è Half-Life 3? È il solito spin-off? Dove la prendiamo l'arma, mo? Ti avevo promesso che sarei tornato per te. Ci abbiamo un'arma, grazie Schifalteruft. Però. Ma i nemici non ci sono, che ci faccio dell'arma? Attenzione. Una musica di tensione bella. Bestia! This is what Hobardium does to a person. Or should I say, former person. Ah, ecco cosa fa l'Hobardium alle persone. Le fa impazzire. Però purtroppo non possono resistere al mio martello. No, com'è morto male. È diventato tutto scuro poi. Ma che c'è pure la fine. Proprio Half-Life. Questo qui è uno spin-off palesemente. Qui ci serve la pistola. Maledetti. Ma la pistola fa cagare. Meglio il martello per davvero, ragazzi. Silence. Sa mai. No, che sfiga.
Aia. Aspetta, esploriamo un attimo, eh. Non ci facciamo prendere dalla fretta. Vedi. C'è. Che è questo? A service tool, no, non ci interessano. Abbiamo trovato lo shotgun. I giochi old school. Dov'è Paolo? Dove sei? Paolo, please. Guarda anche il vetro che si rompe dove spariamo. Oh, mica. Non è mica una roba da niente. Posso lanciarle. Dimmi che posso uccidere le persone con le sedie. E un po' di... Ah, qui ci va la batteria, ci va. Credo, eh. Ah, posto. I'm about to do it, honey. The only thing is I didn't bring enough straitjackets for all those Hobardium nutters. Dobbiamo vedere questo. C'è una torcia con T, va che roba. Ignari, scemi, pezzenti. No, gli androidi. Aspetta, devo ricaricare. Ah già, c'ho tutte le armi. Aspetta, eh. No. Devo prendere... Ah no, sono già full vita. Che miseria. No. Ce la facciamo, eh. Non si va via di qui, eh. Dai! Dai! Mi aspettavo una fanfara, qualcosa comunque. Maledizione. Maledetto Hubbardium. Cos'era? Scudo? Ah, l'Hubbardium Injection. E noi siamo immuni? Aspetta, c'era altro. Lì c'era la grata. No, qui è chiuso. Qui è da dove siamo venuti. Andiamo. Pietro Hubbardium. No! Ho usato... il rallenti. Porca. Contro è il Max Payne, quindi. C'è anche del Max Payne. Ma mi ha tolto un botto, sto porcello. C'è un cazzo qui? No.
porca puttana. Goddamn work. Eccolo. Bellini, I'm such a scumbag. Why didn't I know this in school? Che paura. Grazie, Feist. I might like to try it. Another nutcase? Mutant. Questo è un po' toccato. Bardium, help! Ah, vai via, va! Non è possibile! You are normale? Eh già. Bardium? No. Brain up the spout? No. Yeah, intelligente. ascolta. Mutants, chicken, very, very cowardly. If someone screams at them properly, they sometimes get frightened and run. Che gesticola anche. Yeah, sure. I saw it. What you got here? Reckon. Nice thing. Perfetto. No hacker will turn his nose up at it. A reckon like this, it opens all doors. Cameras, it messes up. Machines, it botches. And therefore, almost everything. You want to try it? Doors, there. Come on. And what's behind those doors? An arsenal, machine guns, cannons, lots and lots. Lots and lots. Boom, 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 boom. Io li voglio i boom, 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 boom. Ah, che bello Paolo Bellini. Voglio vedere una cosa, aspetta. Probabilmente non c'è un volume generale. Facciamo così. Ok, si va aiming. Devo premere F. Devo premere F qui da qualche parte, credo. Quando mi dà un segnale, forse puntare. Perché penso di dovermelo mettere. No! Non ha senso che devo puntare con l'arma. Ah, premi tab. Ok, grazie. Voilà. Hai visto Paolo? An arsenal. Boom, 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 boom. No, questo non si apre però, scusami. C'erano due robe, Paolo. Posso aprirle con tab? Allora, Paolo era una cazzata. Thank you, fine thing. That'll come in handy. I must go down there, you see, underground. I'm looking for a guy, a certain Warren Reynolds. Ah, Warren, sì, sì, lucky guy. È fortunato quello. È fortunato quello. Come disfigone. Bella donna, very beautiful. What happened to her? È proprio un raffusone di merda. Cosa ci fa qui lui? Porco. Porco zio, a ship? No ship, not on Alpha. Otherwise, Paolo will be long gone. Vroom, 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 get a move on. Go away from here. Livia said... Nonsense, no ship anywhere. Perhaps Warren secretly hides flotilla in his shoe. It's the only way. He has spaceship in his pocket. I'll have to start by finding Warren. I can't wait to hear the nice things he has to tell me. Figurati, Thunder, se lo regalava... Scongiuro. Scongiuro, Thunder. Many, many mutants. Better to take lift and down, nice and comfortable. Down, down floor and empty passageway. You know a lot, eh? He'll certainly find the safest route for me. Come fa a capire lui? You know, Paolo no like shooting. Morbido. Uno body, due bodies, lots of bodies. Boom, bang, everywhere. Very nasty. Prefer Bellini to Tortellini. Ragazzi, catchphrase della vita, eh? Prefer Bellini to Tortellini.
No, Paolo! Don't scappare, per favore! Paolo, rimani con noi! Ah, ma qui siamo all'inizio. Porco zio, ragazzi. Siamo pazzi. What's this now? Porco zio, we are not moving. Porco zio, we're not moving. Never mind. I am a guide. Nobody nowhere. Let's go proudly on. C'ha un fucilone in mano. Non gli piaceva sparare a Paolo. No, porco zio, dobbiamo stare attenti, Paolo. Stai attento, Paolo. Per favore. Devo ripararmi, porco zio. Paolo, stai attento che ci sono degli androidi, eh. Porco zio, ne hai visto un altro? More and at me again. No. Ouch. Ah, they've killed me. I am it. My poor leg completely dead. No, porca puttana. I've been shot by them. I will get blood poisoning. Perhaps it won't be so bad, Paolo. Pour some rum on it and carry on. No, Paolo go nowhere. Paolo is a cripple. Disability pension. Not well. Ruined. Sick. Io me ne frego. You can go alone, Arnold. No. At least give me a map, Paolo the cripple. No, Paolo, non ci abbandonare così presto. Important place is control room. Niente disability pension, Paolo, dai. You can push an arrow. Another lift. Perfetto, like this. Piece of cake, no worries. Are you trying to say that there's another lift here that could be unlocked from the control room? Yes, precisely that. Arnold is seriously a very clever man. No, Paolo, dai, non rimanere qui, è pericoloso. Non te la danno la disability pension, Paolo. Ah, ragazzi, che bello. Sì, ora sta in piedi. E beh, classic Italian, ragazzi, eh. Sento del chiki-chak. Procedure completed. Ma non abbiamo vita, siamo quasi morti. Ostia, quanti sono? Ragazzi, io non ho salvato mai. Ah, c'è l'autosave. Prefer Berini to Torteppini. Torteppini? Ma come leggi Kaching? Porco zio, non funziona? No, restart level, non voglio restart level. What's this now? Porco zio, we are not moving. Porco zio, dai, di nuovo da qui. Ma perché F9 non funziona? Never mind. I am a guide. Ma perché non c'è il quick save, c'è il... Il quick save lo devo fare io. Porco zio, a saperlo prima. Vabbè, passiamo un altro po' di tempo con il signor Paolo. Porco zio, Paolo, stai attento.
Qui c'era una cura comunque, lì. Porco zio Paolo, stai attento, eh. È duro, quello là. No, ma è vero che io c'ho anche il rallenti. Ma chi se lo ricorda? Porca puttana, Paolo, di nuovo è successo. Non dire così, Paolo, ci preoccupiamo. Map is just here. Ascolta. Porco zio Paolo. Important place is control room. Terminals, computers. You can push an arrow. Another lift. Perfetto, like this. Piece of cake, no worries. Are you trying to say that there's another lift here that could be unlocked from the control room? Yes. Precisely that. Arnold is seriously a very clever man. Questo Rocco, non ho idea di chi sia il doppiatore. Allora, adesso porco zio, se non ce la prendiamo a spaccaculi. Activating the air recycling. Procedure completed. Oh, che figura di petto. Ma c'è pure uno lassù. Ma basta. Ma quanto vive questo? Miseria. Porca. No, non ho salvato di nuovo. Ma sono tonto, sono. Basta porco zio adesso, però. Ascoltiamo solo il primo porco zio. What's this now? Porco zio, we are not moving. Si salverà con F5 poi, immagino. Paolo, porco zio, hai finito le gambe, adesso. Porca puttana, they're shooting once more. And at me again. Ouch! Ah, they've killed me. I am it. E tre, Paolo, però. They've killed me. Chi è che sta camminando? Perhaps it won't be so bad, Paolo. Pour some rum on it and carry on. No, Paolo, go nowhere. Cosa succede? Paolo is a cripple, disability pension, not well, ruined, sick. Io me ne frego. You can go alone, Arnold. How about you at least? Basta, Paolo, Basta farsi sparare. Andiamo. Questa volta salvo, Activating the air recycling. Procedure completed. Ma non muoiono mai, questi infami.
Ma una Noitran è impossibile da fare. Ma partono in pre-fire, vabbè che sono robot, però mi sembra esagerato, eh. Uff. Martello micidiale, sì. Ho finito le munizioni, porca puttana. Ho ripreso giusto un pelo. Come hanno trovato questo capolavoro? Ieri stavo cercando giochi con doppiaggi di merda, semplicemente. E questo non è l'unico che ho trovato, naturalmente. Ne ho scaricati un po'. Ho scaricato anche Kingsfield 4, che per chi non lo sapesse, grazie Giulia. Per chi non lo sapesse, Kingsfield 4 è il precursore di Dark Souls. Esatto, Meligio. Kingsfield 4 è un gioco della From Software prima di Dark Souls. Ma Yusa, l'ho giocato già due volte. Porco zio! Come merda è successo, scusate? Questa è andata magnifica, ragazzi. Ma che schifo di lancio. Ok, adesso devo arrivare quello sopra, eh. Per finire le munizioni, che mi dava fastidio essere rimasto con una. Allora, quel pulsante, occhio ragazzi, che porco zio, esplode tutto, eh. Allora facciamo una cosa, cos'è che sarebbe esploso? Guarda che queste però sono cose mica da niente, eh. Va bene. Sì, fra queste luci mi danno fastidio. Stare attenti, potrebbero essere ovunque. Guardalo. Maledetto, ci ha colpiti. Mm.
Mamma mia, sono tantissimi. Salvo. Ne avrò ucciso qualcuno? Porco zio. Qui si poteva fare scioppare tutto. Abbiamo perso tutta la vita per sta cazzata della pistola. Ah no, prendo la scatola, non prendo lui. Questi sono palese. Ecco. No, mi sono incastrato. Mi sono incastrato. Era quindi il pulsante prima. Porca puttana, devo spostare le cose, qui bisogna fare un po' di spazio. Porca puttana, e leva di cazzo. Ok. È morto. Scossa. Va bene. Aspettate. Porca puttana. Grazie Boris, la bestiolina, molto piccolo, va bene. Grazie per i 2,20€, ma non ho preso la scossa. No, se lo prendo qua, aspetta, eh. Ci arrivavo saltando, ci arrivavo. Però fighissima questa cosa. Ah no, non si va da un cazzo di parte qua. Pensavo passaggio segretissimo invece. Questa è un'antica tecnica insegnatami dal mio maestro. La tecnica del martello d'acciaio. Una tecnica che viene tramandata da sin dall'antichità. Utile in questi casi. Pure il tappo del thermos. Il Mjolnir. Ma cos'è quest'arma? Che paura. Chi è? No, Paolo.
Abbiamo aiutato Paolo, ragazzi. Voglio... Paolo, porca puttana. Paolo, tappo... Non devo buttarmi. C'era aperta la porta là. Paolo, mi raccomando, eh. È andata bene questa volta. Mi piace questa mappa tutta interconnessa comunque. Altro che Dark Souls. Vabbè, si torna qua. Qui c'è la cabina di controllo. Dove si può scendere di sotto, cioè, è fatto bene, eh? Anything new? Have you located Warren and the ship? On Alpha. There's probably no spaceship. Maybe they took it away in the meantime. It's not here? Oh, that's just great. Well, at least we can keep this party going till morning. No need to worry about having to leave. Arnie, I'm doing everything that's humanly possible. Then do everything that's humanly possible for you and try and think of a way to get us out of here. There are definitely options here. We could, for example... God damn it! Wait! Qui avrebbe... Wait, Paolo okay. Avrebbe detto, porco zio, aspetta, aspetta! I have to cut off. Don't call, I'll be in touch. Porco zio, quanti sono! Dove era Paolo qui sotto prima? Porco zio, quanti sono? Porco zio! Ne avrà fatto Paolo. Ma non è, è un'altra stanza uguale, quindi Paolo è ancora laggiù per fortuna. Cosa sono questi tubi aperti così? Attenzione. Addirittura le telecamere. Non mi servono a niente perché ho già ucciso tutti. Buttalo giù, che magari ci serve dopo. Niente, va bene. Quante granate ci sono? Non le ho mai usate le granate. Si usano selezionandole. Ma di... Ma a 2 centimetri l'hai lanciata! A posto. Per testarle, per testarle. Prendiamo tutte le munizioni, va là. Perché ricordate, prefer bellini tu tortellini, eh? Che sì, tortellini lascia fare, quasi quasi dopo. Un bel piatto. Oh mio God! Maledetti! Era una trappola, era. E adesso? No, secondo me riesco a prendere la cura, ragazzi. No, che imbrodo, no, non imbrodo. Con sto caldo muoio.
Porca bestia. Ma è porca miseria. Non si riesce, non sono arreso. Sento dei roboti. Maledetti, non mi hanno fatto tirare fuori il martello. Aha. Ma già che ci si può inclinare pure. Attenzione. Però ce n'è solo uno, ce n'è. Ah no, ce ne sono due, tre laggiù. Bene, bene, mi piace questa tattica. Maledizione. Oh no, ce ne sono altri. Ma che cazzo, ma... Non lo vedo, non lo vedo. E muori. È morto. Impegnativo, eh. Impegnativo. Porco zio gatto. No. Le granate, non le uso mai le granate. Il vostro gioco zozzo preferito? Non lo so. Non sono abituato a giocare i giochi zozzi così. House Party è molto bello, però. Allora, ragazzi. Occhio, Ah, qui c'è dell'elettricità. Duro, forse. L'ho smartellato a dovere. Benvenuti a tutti quelli che sono arrivati dal gatto, comunque. No, questa è una telecamera. Come faccio a disattivare l'electricity? Aspetta, Sono solo e nudo, gatto. Non ha funzionato, effettivamente. Ma gatto, questo qui era una perla del videogioco. Purtroppo siete arrivati tardi perché il momento di Paolo Bellini, prefer Bellini tu tortellini, è già passato, però... Però è proprio un bel gioco. Però mi sono bloccato, non so cosa fare. Non dovrei disattivare la corrente, magari sparando qualcosa? Perché mi dà il segnale massimo, però è per la telecamera, Ecco, adesso l'ho rotta, non c'è più niente. Forse da qui devo... Ah. Siamo. Non ti dà un feel di già visto perché è Half-Life, gatto, praticamente. Lo sento. Quanto è quotato che mi rimbalza nella ringhiera, ragazzi? Salviamo qui intanto.
Basta. Su PC, ragazzi, l'ho pure pagato questo gioco. 4,99€. Ok, adesso gatto ti sembra più Half-Life, forse? Maledetto. Maledetti, quanti siete? Aspetta, eh. Adesso ti sembra anche un po' Max Payne, gatto, non so, chiedo, eh. Vado a curarmi, va. Anche Fear c'era la roba del... del Time Bullet, come si chiama? Del... non mi ricordo come si chiama. No, non è la droga, ragazzi, è l'Ubardium. Va bene. Bullet Time. Vabbè, ho invertito le robe. Sì, in effetti fa un po' più Fear che... ah, c'era una cura anche qui. Qui c'è una barriera di gelatina, ragazzi. Non posso passare, maledizione! È proprio fisica, eh? Maledizione! Ti hanno sparato. Ma c'è una torretta, c'è. L'ho rotta. Grazie, Abba. E bentornato. Molto gentile. No, con Tab, ma se non c'è... perché voi non lo vedete, sotto la mia webcam c'è tipo un segnale del telefono. Quando si illumina vuol dire che c'è qualcosa da acchiarare. Dimmi che c'è Paolo dall'altra parte che mi aspetta. Per favore, non riesco a stare senza Paolo. So, what's the story, Arnold? Boom boom and good good, eh? Lots of robots and mutants, isn't it? Don't be afraid, Paolo. I smashed them for you as well. Super. You are numero uno, guy. I am very proud that we two are friends. We will wring all their necks. I'm always with you. I get it. That's what they call a division of labor. Oh, I'm glad you'll help me. Paolo, ci saremo sempre per te. Non ti preoccupare. Non te la facciamo prendere la disability pension, Paolo. Dove andrai, farfallone amoroso? Il Subardium. Ips. Cos'è che ha detto? This is a very strange thing all the same, the Subardium. Do you believe in Glomar, Arnold? No. But you should. Paolo feels it. Here on Alpha. You know, alone at night. Always. Every wall here, it's full of strange things. You can feel, no? Glomar's heart. There in the rocks. Always. Always here and there. Don't go down that road with me, Paolo. I'm highly allergic to talking crap about Glomar. Sure, maestro, ma io me ne frego però. No Glomar, no. Lui se ne frega. Only Ubardium. Paolo, I want to ask you for something. Yeah, what do you want, boss? What do you want? Don't start yelling. Ah, mamma mia, they're here. Porca puttana, they will tear into me. They will kick me out, without work. Poor Paolo. Quick bang, eh? Bellini. Bellini, you're up the spout, completely and straight away. Report, he no have. Jackhammer, he no have. Permit, he no have. Oh, fuck. Where? Where am I only? L'aveva fatto carino, non mi ricordo, gatto. You're my witness. Witness, yeah? I did nothing. Non credo, me lo sarei ricordato una roba del genere. Shut up. Now listen to me, Paolo. That you'll get fired is the least of your problems right now. Company has sent special units. Altro, non urlare. Ah. Do you understand what I'm telling you? Yeah. You put it very nicely.
Now, for Christ's sake, grab your machine gun and try to make sure that they go up the spout and not us. So we go after them. You to the right and me to the left. You find way out of the storeroom. Me, I keep guard here. Sì, to the left, everyone. Sì, to sì. The right, alone. Or viceversa. Paolo? Or viceversa, che quello lì è universale. Me? Hold up? What do you think Bellini is, a rabbit? You mean hide, run away, scarpe on, go, eh? Guarda che l'hanno fatto anche gesticolare come un italiano. Imperium Romanum. Imperium Romanum? Venezia, for Milano and for Rome. Only now, you know, my leg hurt a lot, so you better go in front alone and... No, noi siamo come Luca Toni, quindi. Perché c'ho una batteria adesso? Paolo, mi raccomando, stai buono qui, tu non ti preoccupare, facciamo tutto noi, poi ti veniamo a prendere. Cos'era? No, le telecamere ce ne sbattiamo noi. Chi è? Qualcuno ci ha sputato. Senti che metal di sottofondo, poi è diventato Doom per davvero adesso. Oh no. Uff. C'è niente, maledizione. Di roba da far esplodere c'erano. Oh cazzo, quanti siete? Non c'è più. Ma stanno urlando au 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 au. Ma no, oh, uscite sempre in prefire, non vale. Bestia, chi è? No, ho sprecato munizioni, immagino. Ma che sto rumore terribile. Maledetto scemo. Ci penso io. Ma è un cecchino questo. Ho sbagliato. No, sto perdendo tutta la vita di merda. Qualcuno dice help me. Oh, e fai un casino bestiale tu lì sopra. Cazzo. Ma si può. Datemi un kit medico. Che c'ho il cuore che batte. Boom boom, come dice Paolo Bellini. Quello è grosso, eh. E noi abbiamo 6 di vita. Miseria.
non è semplice, ragazzi. Porca miseria. È finito. Sono morti tutti? E levati, cazzo! Abbiamo perso vita cadendo. Abbiamo uno di vita, ragazzi. Siamo... Se ci cagano addosso, sveniamo subito. Serve una cura, mi serve. Non possiamo sopravvivere. Eccola! Ah. Uff. Porco zio, ci è andato di pelo, ragazzi. Porco zio. Poi non si vede un cazzo quando sparo. Ah. No. Raccattiamo tutto quello che possiamo raccattare. Non possiamo deludere Paolo. Posso prendere qualcosa per appoggiarmi? Voilà. Ci sono pure i puzzle games. Do it for Bellini. Sembra tutto tranquillo. Sento del robottame lavorare. Attenzione, non ci han visto. Detti. Ma quanto merda mi tolgono poi. Maledetti bastardi. Oh, e muori. Ma quanti cazzo siete? È andata. Ma che cazzo? Finiti? Porco zio. Devo andarmi a curare un altro po' qua. Non ce n'era rimasta molta di cura, ma... Dobbiamo. Almeno non abbiamo più il battito del cacchio nella testa. Ah, no, non ce la faccio più adesso. Non posso mai più risalire. No, no, e dai, oh. Faticoso, faticoso. Comunque io mi ci ho scaricato anche altri giochi, vi ripeto. Tipo uno, cos'è che ho scaricato? Solo che quelli magari li facciamo tutti in una live perché sono ingiocabili. Tipo ho scaricato Nocturne,
che è terribile da giocare. Però ho doppiato tutto in italiano. Ho scaricato Kingsfield, anche se in realtà penso ci sia solo la prima cutscene che fa ridere. Poi in realtà ci sono solo un botto di giochi. C'è Blood Rain, c'è Legacy of Kain anche, che per quanto è un bel gioco ha un doppiaggio terrificante. È pieno di perle del genere, tutto in italiano. Livia? Livia! The doors! Can you hear me? Why the hell aren't you receiving? They'll fry me in here, sweetheart, if you don't open the doors for me. Bruce Lawrence here. I don't wear no skirt and I ain't your sweetheart, but I'll lend you a hand. Sitting at the terminal, I'm starting up a locating process. Well, what do you know? To paraphrase Maestro Bellini, finally somebody whose brains aren't up the spout. Get a move on, Bruce. I see you got some special ops in your tail. I've been picking up your vibe for some time, brother. Allora. Ma chi è? Chi è? Sparano! Maledetti! Non muoiono. Porca bestia, quanti siete lì! Oh, comunque, non è neanche così brutto sto gioco, eh. Io avevo letto che come gioco faceva cagare al fazio. Invece dai, ai tempi che erano, secondo me, è passato troppo in sordina. Cosa dite? Queste luci che mi ammazzano, per carità, però... Era il 2007... No, 2004 era, non 2007. Porca puttana. Poi magari sto facendo qualcosa che non va fatto, eh. Ok, siamo sopra. No, ma infatti mi pare che sia 2004, non 2007. Ma lì non torno indietro. Eh sì. Aspetta un bel. Come la rivedo la mission? Ah no, io ero sceso da qua sopra, ok. Infatti pezzi di merda, mio padre. Maledetti. Eccolo. La bestia, basta. Quanti siete? Avete rotto i coglioni. Boh. Bioshock è del 2007. Ma quindi è del 2007 questo? Ostia. Vabbè, ragazzi. Ah beh, sì. Cioè, quello qui sarebbe l'equivalente di Half-Life 2, probabilmente. Fortissimi siamo. Half-Life 2 di che anno è?
Ah, il Fate 2 che è del 2004. Vabbè, dai. Sono 3 anni dopo, sono, eh. Porco zio! Andiamo! Una guerra! Get a move on. No, Paolo! Chi è questo infame? This chicken? As instructed, sir. Madonna mia, no Weiss, no Schwarz, and Arnold Abdespaut. Me, Paolo Bellini. I am not here. I am a mistake. Yeah, I can see that. A mistake of nature. No, perché? How could they hire such a worthless sack as a prospector? Where is Arnold Weiss? No, that I don't know. This isn't our man, Sergeant. Surprise, surprise. So move your ass and get Arnold Weiss. According to the Coral Snake, he can't be far. Yes, sir. Well, non mi maltrattate, Paolo, eh? It's a damn shame, my man. You're at the wrong end of the gun. But I personally have nothing against you. Perhaps we can still come to an arrangement. Arrangement? Si, si. Paolo, I have nothing. You're a prospector. It was your duty to measure the intensity of Habardium radiation. To supply the company with data. Date for researchers, yes. It was in the contract. Such a pain every day. Che palle. Paolo never experienced such palo. Che palle. Hubardium. Sometimes forte, glows very bright, and sometimes pianissimo. Every place different. Confusion everywhere. This passageway, forte, forte. There is nothing finito. Nobody know nothing. Glomar no say. It'd be a shame to throw away all that work. Someone responsible should give this database to the scientists. We'll take care of it, Bellini. Give me your access code. Yes, I actually don't have. Don't even try it. If we can't come to an agreement, non rischiare. This can end badly, Maestro Bellini. Maestro Bellini, capisci? Dai. Capisci? I don't try nothing. The access password? It's a DNA screwdriver, cazzo. Here, cazzo. This for biodetector, but I must be alive. Otherwise, it no work, huh? Bullshit. Nobody gives an ordinary little shit like you access via DNA. I'll beat the crap out of you, asshole. Now, listen to me. I'll start by shooting you in the leg. No. Then, I'll shoot the other leg. Ma una è già andata di gamba, per favore. No. No. I don't take it. They already shoot me in leg. Here and here. Horrible injuries. I have holes everywhere. You'll soon be laughing on the other side of your face, Bellini. No. What's this for? It's pity to fire. I am nothing. But Glomar is angry. Very angry. Wait for his rage, Forte. Forte, oh. And Art is up the spout. Non fare cazzate, Maestro Bellini. No, Bellini! Idiot! I could have gotten more out of him. Forte, forte. Art is up the spout. We'll see about that. No! I'll get you, Glomar. I'll find you. Paolo! I'll pull you out of the fucking wall. Maledetti. Non abbiamo più la nostra guida. Porco zio, hanno ucciso Bellini. Dove cazzo dobbiamo andare, mo? Senza Paolo siamo persi. Ma siete pirla? Oh, oh! On the line. Guess things are getting pretty crazy out there for you, brother. You know they bumped off that crazy Italian. I couldn't get to him in time. I only saw the recording.
Paolo managed to release the Hubbardium the way he wanted, he would have got away under their noses. Assholes. But I already hacked into that network. I got the goods on that heavy hitter. Secret agent Colonel Olivier. A real big shot. I'm gonna look him up in the log. See why he wants you, of all people, Weiss. Something really stinks here. They wouldn't just roll out the Marines to secure one stupid little mine. Hide in the pipeline for the time being. Non voglio ascoltarti, signore della radio. Non voglio ascoltarti. Senza Paolo niente ha più senso. Stiamo andando avanti per inerzia. Perché dovrei fare quel che faccio se Paolo ci ha abbandonato? Tiro questa leva perché il gioco me lo impone. Prendo questo kit medico, salvo la partita. Ma non perché questo abbia un senso. Perché un senso non ce l'ha. Grazie Thunder per aver regalato la sub a Paolo Bellini. E Ryuji Takasu per essersi resubbato. Caution. This sector has low oxygen density. Oh no, low oxygen density. Please use the oxygen dispensers located on the walls. Maledetti. Maledetti. Porco zio, cosa è successo? Cos'è accaduto? Scusatemi. This sector has low oxygen density. Please use the oxygen dispensers located on the walls. Maledetti. Pure l'ossigeno ci hanno tolto. Qui non ci devo salire? No, aspetta, l'ho rifermato, ho premuto troppe volte. Qualcosa di molto lento però, Non si può fare più rapido? Porco zio, non si riesce mica. Dopo c'è il martedì, sì. Insomma. So. Magari. Non so, forse... Bisognerà semplicemente aspettare, no? No, si è bloccato!
non ci arriverò mai. Potevo salvare. Miseria, porca. Ah, le gambe. No, non tornare indietro. Oh my god, what's happened? Farlo da distante. L'enigma più complicato del videogioco questo. Mamma mia. Mamma mia. Ok. Aspettiamo. Tranquilli ragazzi, Questa che arma è tra l'altro? Ma da quando è che c'ho il lanciafiamme? Scusate. Io salverei intanto, si sa mai, metti che... Vediamo, speriamo non capiti nessun altro misfatto. Scongiuriamo altri pericoli. Ci siamo quasi, ragazzi. Non so, cosa fate a Capodanno voi, ragazzi? A Ferragosto dove andate? Avete prenotato per le vacanze di Natale? Natale con chi mangiate? Bene, bene. Ottimo, siamo arrivati. Posso, ho paura. Oh, it's about time. It's a good thing I didn't count only on you, sweetheart. Oh, don't be such an asshole. Sono invecchiati tutti nel mentre. I detected a strange ship, and the company sent us some special ops. I had to break off all communications right away, otherwise they'd have intercepted them. This is the first time their ship is in a radio shadow. So they just flew by and let the Artemis sink below the horizon? They didn't even stop to have a cup of coffee with you?
And those green berets sure have no manners. If I saw an unidentified ship in orbit, I'd at least run a biodetector over it. Come? Ferragosto è sempre il 15 agosto, scusami. Sì, sì, no, non parliamo mentre siamo lì fermi ad aspettare, no. Yeah, sure. They had plenty of work to do somewhere else. There's a guy here by the name of Olivier, and he wants Glomar's heart. What? What kind of crap is this? You don't actually believe that, do you? There's some strange people around here, weird robots. This Olivier knew all about me. Ma state zitti, per favore! Non c'è più Paolo! Cosa faccio? C'è bisogno di parlare! Ma è una bestemmia questa, se Glomar è una divinità, hai bestemmiato, signorina, eh? Però, che volume che avete! Dai, ma non posso andare avanti senza Paolo io. Guarda, non ho più motivo di combattere. Oh no, l'ossigeno. Nessuno mi sta dando una valida motivazione per cui io dovrei continuare. La porca puttana. Grazie, Rick Ross. Purtroppo la tua sub... ora non ha senso. Paolo Bellini è morto. Sono molto contento per la sub, però senza Paolo Bellini è difficile. No, Valle. Non è Doom. È Paolo Bellini's Chronicles. E purtroppo non c'è più. Ma che cecchino è questo? E muori, cazzo. Mamma mia, Marco, sì. Usare nessun oxy, ma qui c'è, si va a Black Mesa. Ho sbagliato un attimo. Marco, devi partire con il martedì. Non posso andare avanti. Non ha più senso, non ha più senso niente. Dopo la morte di Paolo Bellini, non, nulla ha più senso. No.
Marco, vieni su TS. Dai. Dai, ti vengo a fare compagnia. No, no, devi partire con il Marchetti. Va bene. Non si può. È un po' triste, immagino. Triste, ma... È un periodazzo dopo Bellini. Dopo Paolo Bellini, porco zio. Purtroppo è stato terribile. Sì. Ero visto tutto. Ho seguito, ho anche giocato a PES mentre mi facevi compagnia. Fumo un po' anche. Bravo. Amici, vi lascio con Marco che fai. Oggi faccio Street of Rage 4. Solo? Non lo so, in realtà stavo pensando anche di fare Metal Slug, però siccome ho visto che dura 3 ore Street of Rage circa, quasi. Tutto, ma è difficilissimo, non ce la ma infatti mai. Adesso ci provo, in caso lo finiamo la prossima, facciamo un po' adesso, un po' la quindi prossima oggi volta. Proprio retro. Ma allora, non lo so, perché in sti giorni mi è venuta voglia di arcade e ho visto che Street of Rage 4 c'è sul pass, sul coso, sul pass. Ma sul Game Pass? E sul Game Pass, io non lo sapevo, perché ho detto costa 40 euro, comprare un gioco... Così a 40-50 euro mi girano anche le balle, però va voglio bene, provare. Gazzo, va bene. Allora, io purtroppo vado a fare un monumento al grande Paolo. Grandissimo, va bene. Grandissimo. Così gli possiamo dare una degna sepoltura, un l'ultimo saluto. E vi lascio con il Marchetti. Quindi rimanete collegati qui perché stacco io e parte subito sì, Marco. Sì. Purtroppo lo so, non ve lo potrete godere appieno questo martedì perché... C'è questa macchia nera. Sì, c'è un po' questa malinconia così, quindi... che ci vogliamo io fare? Io proverò a intrattenervi ragazzi, ma non so. Vediamo. Non sappiamo. Vabbè. Amici, vi saluto io e vi dà il benvenuto Marco. Ciao belli.